Come volevo, qua siamo attivi, insomma, stiamo qua sulla piazzetta dei martiri, insomma, di Volumiero o no? Altro Di che Volumiero originali oppure due originalissimo. membri fondatori, Ferruccio, fratelli, fratelli, sì. cioè Persichini. Persichini, esatto, Ferruccio e Ferruccio e Federico, insomma, in questo luogo de Federico. memorie. Di memoria, A giusto. Calvi dell'Umbria, insomma, andiamo a fare sto giro, come dicevi te, dicevi prima Ferru, che dove sta il posto dove deve iniziare a suonare, andiamo a Qui. vedere. Che poi anticamente era un'osteria. Era un'osteria. Sì. Anteprima sulla storia dei TV Lumière, grande gruppo dark rock nato a Calvi dell'Umbria, e Bello, questa coincide con la nostra storica associazione. quale? Dove? Sì, all'interno di questo qua. Ci abita ancora il nostro batterista, che abita tuttora all'interno di questa casa. Chi? Lui, il nostro primissimo Ah, il fondatore. primissimo? Sì. Come si chiama? Giuseppe. Giuseppe, no, Yuri, apposta. Lui è il Yuri. successivo. Lui è l'attuale. È l'attuale, cioè, nel senso. Sì, esattamente. Dal Di chi ho. 90, dal 95 che siamo da noi. Apposta. Cioè, nel senso. Sì, subito A dopo. Chiorano. Sì, Chiora. abbiamo iniziato lì. Maria. Sempre. Il mio vecchio Le prove progetto. sempre fatte in campagna da lui. E com'era quella storia, insomma, connessa? Ah, quindi il batterista, cioè, nel senso, era un, dicevi prima, parente Dei martiri, dei de, ah, predicatori, quindi un quasi discendente tutti dei martiri, della strage nazifascista. esattamente, certo, sta del fronte, sta da Maddalena, praticamente di Sta qua, fronte, sta qua. dalla stessa Sì, finestra, si vede. da questa finestra. Guarda, se tu punti fuori Ma qualche canzone è nata in questi luoghi vostri? quasi tutte. Siamo E qui un po' vicino dove abitiamo, quindi abitiamo più sotto la scala, quindi uscendo spesso ci troviamo in giro per il centro storico. Praticamente da soli perché è raro incontrare persone, quindi Un po' più di sicuramente ci ha voce, vedi? ispirato, ha tolto la mascherina perché non passa tanto il suolo attraverso queste mascherine così fitte. E quindi certo ci hanno ispirato moltissimo in questi luoghi. Abbiamo scritto la maggior parte delle canzoni qua, a parte le primissime, che abbiamo girato anche, ne abbiamo scritte anche un po' in giro per l'Europa perché come. Qualcosa abbiamo scritto anche quando i nostri viaggi in Germania e altri posti, quindi no, in Germania tutte le Bellissima. canzoni sono ambientate qua. Si è ambientate qua. Scritte e ambientate. La primissima è nata su, no? Sì, la primissima canzone l'abbiamo scritta a Berlino. Voce, voce, sempre voce. A Berlino la prima canzone. I gatti. I Tu gatti, hai. che abbiamo messo come sottofondo. Tu pensa un po'. Esatto, qui piano brano scritto. Metteremo come Esatto. sottofondo all'anteprima. E i membri principali, insomma. I membri storici, diciamo, del gruppo Volumiero siamo sempre io, Ferruccio e Yuri. Abbiamo alternati anche i bassisti. Prima è stato Irene, dopo Beh, prima vabbè c'era Roberto, ma Alberto, che era un altro lui progetto, aveva un altro nome, era un altro progetto.
Sì, non ho mai partecipato, non so, c'era il Dario a Roma. Sì, certo, il Dario gruppo prima a Roma per un breve periodo. E poi diciamo che abbiamo trasferito, abbiamo preso le due situazioni. E ci siamo trasformati in TV Lumière nel 2001. Che insomma poi quindi racconteremo più approfonditamente, insomma, sì, nell'intervista, certo. E così lasciamo pure un po' di... Comunque oggi è una giornata, eh? Sì, è una bella giornata oggi. Ma che famo? Famo... No, vedevo, cioè, perché prima mi dicevi brigate qui, cioè c'è, cioè, proprio stato là dove siamo partiti, dove c'è stato proprio l'eccidio, sì sì, e pure i minorenni, insomma. Sì, che... altro che minorenni. Invece poi su al, che sempre racconteremo poi durante, più approfonditamente durante l'intervista, e poi su invece al monte hanno fucilato i partigiani. Sì, quella è un'operazione Ovo de Pasqua, i tedeschi hanno chiamato. Sì, insomma, Kesselring era, cioè, voglio dire, chi, l'artefice del comando, stava al suo ratte. Lei è del bar, è vero? Sì. Quindi... Proprio qua, eh? 13:44, in questo momento. Ah, qui proprio su. O forse qua dietro. Sicurissimo, forse là dietro. Non è stata dietro. Infatti ricordo di tutti dalla rave. Ah, pure qua? Che forse è stato proprio qua dietro, forse. Ma non so, sicurissimo. Io ho letto da Stramaccioni che praticamente hanno fatti pure mettersi i fusti quelli minorenni, ma una cosa, insomma, veramente brutale, perché insomma, poi racconteremo, ecco. Sì, erano stati accusati di aver ospitato dei partigiani nella loro osteria, praticamente questa famiglia che è stata poi, diciamo, quasi del tutto sterminata. Sì, ma ecco, diciamo che l'accusa ufficiale era solo anche simpatizzare, sì, cioè nel senso è una cosa... Il barbiere è stato accusato di aver tagliato i capelli della pittura. Ecco, bravo, cioè, bravo, bravo. Per così poco si veniva messi al muro. Voglio dire, perché quasi dei mitraglie, sì, sì, potrebbero essere scheggi, cioè voglio dire. Comunque, andiamo a sentire sto Bettini, dai. Andiamo a sentire sto Bettini, va. Per questo lo si incontra in giro, ora a quest'ora. Se lo sta in giro... Che è musicista pure, diceva, eh? Eccolo! C'è il signore, oh. Buonasera. Noi la disturbavamo un minuto se poteva. Ciao Betti, siamo noi. Ci stanno i TV Lumiere, eh? Chiamaci per nome. Ferruccio, oh. E Federico. Ciao. 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 Oh, come stai? Oh, che bravo di giro. Ti cercavamo. Stiamo facendo un documentario, no, per il gruppo nostro, e ci servivano delle informazioni sull'eccidio qua, che tu sai, una memoria storica qua del paese. Se c'è qualche informazione, qualche cosa un po' più ricercata rispetto alle notizie che hanno gli ufficiali, cioè c'è un archivio bello fornito. Praticamente è l'anteprima della videointervista sulla storia dei TV Lumière per Elettri TV, che è una TV che dà spazio alla musica originale, e questa, diciamo, storia la raccontavamo sui luoghi dell'eccidio nazifascista, che pure loro ci hanno detto, insomma, che tu sai la storia, se ci vuoi raccontare, sì, qualcosa, ma non su... 13 aprile?
quella del 13 aprile. Il in piazza. Sì, beh. Mi ricordo bene, il 12 c'è stato il rastrellamento, no? Sono venuto pure a casa mia. I nazisti? I nazisti, sì. Come delatori fascisti, si suppone. No, delatori, era proprio la SS. Ah, la SS, certo. Sì. Tu eri piccolo, quando c'avevi? 11-12. Facevano il rastrellamento, sono venuti presto, no? Quelli proprio, perché già qui c'erano dei tedeschi in stanza, no?